esempio il mio punto vendita della Vespal, un punto vendita peraltro che so di un ruolo importante della città, ma effettivamente ci sono moltissimi supermercati, quindi un punto importante, io quando ero piccolo sono io, mi ricordo quando ero, sono andata da te, a Milanosello, un punto vendita dove ha tutta una serie di caratteristiche molto interessanti. Sì, allora questo è un punto vendita, e la mia guardia, noi siamo con i figliati di Sparo, comunque insieme ai ragazzi punta sempre di più la mia guardia, cioè tutto calcolato, tutto preciso, colori dei muri, le piccole scatolature, tutto quanto preciso, cioè tutto studiato da tavolo. Noi, praticamente con lo Sparo, siamo figliati da 20 anni, questo è un punto vendita, Sparo, che naturalmente serve a l'organizzazione, serve a chiamarla, che qui hanno già un paio di punti vendita, però noi siamo venuti per dare un ulteriore servizio a questa riunione che sembrava un po' scarso. Intanto stanno vedendo le immagini, il mercato è importante anche l'orario, perché ovviamente noi teniamo sempre più tardi l'orario, per una cosa più tardi. Sì, sicuramente. Allora, il discorso dell'orario purtroppo oggi, normalmente sì, si faceva l'orario classico, che lunedì pomeriggio, venerdì pomeriggio chiuso, domenica chiusa, non si faceva questo. Oggi vi purtroppo tutti lavorano, il discorso dell'orario diventa veramente importante. Noi abbiamo un ampio orario, 8:21, e anche la domenica che è portata in questo video, 8:20, a chi la gente che deve avere questo tipo di orario. Una delle peculiarità è fare c'è anche il vino sfuso. Sì, questa è una novità che noi abbiamo introdotto nel nostro punto di vista di Catinella, perché ce l'ha proposto sempre questa strada. Un qualcosina in più, il solito tipo di servizio, vediamo un servizio in più. E soprattutto la vecchia abitazione, ovviamente lo sa, ma c'è anche una bella area di parcheggio dove possono essere magari lavorano in giorno stare, possono venire e hanno un parcheggio. Sì, ecco, quello anche è positivo perché poi comunque noi tutta la spesa e abbiamo la possibilità, la cassa d'acqua, la cassa di vivere, avere dove parcheggiare, quindi anche quello è un positivo. E se non usiamo questi due punti, che punto è la cosa in origine, uno dei punti di vita più vecchi di Trieste, però anche io, piccolissimo, la storia già si è raccontata, quindi insomma, anche un impegno della famiglia Masello per aiutare comunque un punto di vita importante, lo ricordiamo alla fine del 21, ed è sicuramente con chi vive in questo coraggio, chi vive in Maria Balmonte, chi vive in Italia, in pochi minuti si va, e volendo abbiamo anche questa storia.